Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Se avete visto il video precedente, vi diciamo che cosa è arrivato nel famoso pacco che abbiamo atteso qui per un sacco di giorni. Nel pacco c'era un router della Huawei 4G. Questo router lo abbiamo preso, abbiamo fatto un contratto con un'azienda italiana, perché praticamente quando siamo arrivati in Spagna abbiamo fatto una schedina della Vodafone con 150 giga di traffico a 40 euro al mese. 150 giga in un mese ci sono praticamente bastati, ma comunque sono 40 euro. Abbiamo dovuto eliminare un po' di film, sai, stare un po' stretti, sì, perché io ne ho bisogno per lavorare, esatto, anche, oltre che per caricare i video. Esatto. Abbiamo chiesto consiglio a Iari Ghidone, che ci ha risposto gentilissimo, esatto, grazie. Grazie Iari. E ci ha consigliato questa azienda, quindi ci siamo messi in contatto con loro, abbiamo fatto questo, stipulato questo contratto con questa azienda che per 24 euro al mese ci dà 400 giga, che a noi bastano avanzano. Assolutamente. E quindi siamo contenti così, abbiamo ridotto la spesa, aumentato i giga. Esatto. Non senza problematiche, però vabbè va oltre così, diciamo che oltre al fatto che il pacco ci ha messo un casino ad arrivare, il router è arrivato anche senza sostegno, per cui non sta in piedi. Sì, ce l'hanno mandato un po' così, un po' così. Abbiamo chiamato l'azienda, insomma, abbiamo cercato di chiarire questo punto, perché poi non, essendo il router che vi danno incomodato d'uso, non vorremmo che poi una volta che restituiamo il router questa cosa si è segnata, no? Il router è arrivato senza sostegno, era anche sporco, lo abbiamo pulito. Vabbè, comunque boh, diciamo che il router fa il suo dovere, la funziona bene, funziona anche, sia in upload che in download è veloce, scusami. Anche quando non prende bene il telefono, sì, come siamo qua adesso, comunque si riesce comunque a navigare, quindi va bene. Comunque dai, ciao, adesso andiamo. Partiamo, finalmente andiamo via da Roquetas. Doppio vlog. Ciao ciao. Buongiorno. Hola. Volevamo arrivare a Granada, ma no, abbiamo pensato di fare sosta per questa notte a Motril, sempre sulla costa, che è un piccolo paese praticamente uguale a Roquetas de Mar, con le serre, il centro, con il centro commerciale, bla bla bla. E dormiamo qui sul mare. Sembra un luogo molto tranquillo. Là dietro ci sono le montagne della Sierra Nevada con la neve. Dov'è? Là, non so se si vede. La Sierra Nevada. Nevada in Nevada. La torretta di Mitch. Ristorante, ciringuito, bar. Situazione birretta sicura questa sera, birretta, doccia. Com'è, calda? È tiepida. Beh, la doccia te la fai qua. Si stanno preparando per la serata e noi stanotte non dormiremo. Comunque questo locale si chiama Mala Vita con la bandiera italiana. Cioè siamo visti così all'estero. Tristissima sta cosa. Qui di solito si mettono i camper, i van, magari anche noi stanotte ci mettiamo qua.
Manu era una settimana che cercava una cavigliera nei negozi o nelle bancarelle e ne ha trovata una per terra. Fa vedere. Nuovissima. Fa anche rumore. Sentite, sentite, fa anche rumore. Carina, eh? Bella, sicuramente l'ha aperta una bambina e l'hai presa tu. Ma guarda come mi sta bene. Sì, bello. La morale qual è? Cavigliera a costo zero. No, la morale è che la vita ti manda quello di cui hai bisogno nel momento in cui lo cerchi. No. No, no, la morale è come sul cammino. Quello che vuoi quando vuoi. Devi saper aspettare e vedrai che quando è il momento ti arriva. Infatti io non ho comprato quelle cavigliere che ho visto perché non mi piacevano, costavano troppo. E l'ho trovata qua a costo zero. È un po' come le multe, devi saper aspettare, prima o poi ti arriva l'inculata. Anche bella. Certo. D'ora in poi saprai sempre dove sono, senti? Sì. Era proprio così che la volevi. Sì, sì. Vabbè. Quanto sei contento? Basta poco. Ma scusa, No, è fantastico. Comunque il posto è bello qua, devo dire sì, che... lo metteremo nella mappa. Allora, stanotte ci ho pensato, mentre cercavo di addormentarmi. Quando io dormo... Allora, faremo una mappa generale dove ogni posto avrà un simbolino. I simbolini saranno divisi tra divertimenti, dove i posti dove ci sono locali, cose per divertirsi, ristoranti. Poi natura, cioè posti nel nulla, dove ci sono la natura, e punti di servizio, quindi dove ci sono i servizi carichi, scarichi, cose così. Saranno questi tre simbolini, così saprete anche dove scaricare e caricare, perché abbiamo visto che... Secondo te è una bella idea? Sì, secondo me hai pensato bene mentre io dormivo. Metteremo allora simbolino, servizi, la stellina, natura, un albero, quello che c'è, e divertimento, comunque luogo di dove c'è della gente da fare delle cose, o un bicchiere di un drink. E dove scaricare? Una cacchina. La stellina. Ah. No, i servizi. Io avrei messo una mini cacchina dove scaricare. Ma non so se c'è. Beh, comunque secondo me mi sembra una buona idea. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sì, è bello che sulla spiaggia ogni ciringhito, ristorante, bar, quel che l'è, è costruito in uno stile diverso. Continuiamo la nostra passeggiata alle 12.30, temperatura ideale, leggero venticello e caldo, bellissimo. Io sono già preoccupato per Siviglia perché ho letto che sono 35 gradi. Ci sono dei fenomeni che si sono riusciti a insabbiare con la macchina qua. Ma perché devi venire qui con la macchina? Non fare le cose che poi si incazzano. Ma dai, ma guarda. Guarda che un giorno o un altro te ti menano, Io lo so. Menano pure a me per colpa tua. È più facile che per colpa tua menano me, perché fai gesti alle persone. Ora vado a dargli una mano, Mi è andata bene che c'erano i caterpillar qua, che mettono la sabbia sulla spiaggia. Abbiamo fatto la spesa e ci siamo fatti attirare da questi hamburger vegani perché si conservano fuori frigo, ok, agli spinaci ricchi di proteine. Il vero aspetto è questo, veramente una roba aliena. Quando vuoi comprare le cose che costano poco per risparmiare. Ma non costava neanche poco, io l'ho presa perché era una cosa che non doveva essere tenuta in frigo, solo per quello. No, fa schifo. No, sa di segatura. Vabbè, come tutte quelle robe lì. Ha una consistenza schifosa. Sì, la consistenza fa schifo. Vabbè, io lo mangio, non mi va di buttarlo via. Se mi dessi un po' di maionese che la schiaccio qua dentro. Veramente è una delle cose più schifose a livello di gusto, consistenza e aspetto che abbiamo mai mangiato. Cioè, bisogna mangiarla così con la maionese, altrimenti è schifo.
con la maionese al gusto del plum cake del Mulino Bianco. Uguale al plum cake. Ma com'è possibile? Comunque sono un eroe perché ho mangiato il mio e adesso finisco anche la parte di mano. Non mangiarlo, che poi stai male. Dai. Sono un eroe, mi sacrifico. Sacrifico per te. Ti ho voluto bene, sappio. Sappilo, ti ho voluto bene. Sai perché non mangi? Non lo so. Perché sono proteine. E le vuoi mangiare? No, comunque giuro, con la maionese al gusto del plum cake. Scrivilo sulla mia lapide che sono un eroe. Mi sono sacrificato. Già chipsi qua, eh. Vero? Hola! Guarda, Gesù, ed è subito Gesù. Com'è qua? Siamo lungo la spiaggia, è sabato sera, c'è un mix di cerimonia, prima comunione, cresima, tipo eleganza, con la cravatta, sì, esatto. Gente con dei vestiti, donne esatto. Con dei vestiti così. Roba un po' Messico cerimonia, gazebo sulla spiaggia, bottiglie, musica improbabile, cavalli, mi è apparito anche un dente sul cavallo. Musica latinoamericana, sì, insopportabile. È un po' così, però è bello. Ma sì, c'è una bella atmosfera, c'è un bel vibe. Però dai, preve... tutti insieme bene, dai. Così, io non vorrei stare con certi fighettini del golf. Ah sì, c'è anche il golf, sì, un bel mix. Però preventivamente noi ci siamo spostati con Goldi perché abbiamo intuito che questa sera c'è la fiesta toda la noche.